Oramai ci si rincontra come se si vedesse qualche familiare dopo un periodo di distacco. Siamo qui alla 13ª edizione del seminario di Senigallia, sì, è il seminario di Senigallia questo, seminario internazionale di educazione interculturale, 13ª edizione, quasi tutte qui a Senigallia. Quest'anno si svolge con l'apporto delle azioni incluse dal progetto Get Up and Goals, Global Education Time and International Network of Learning and Active Schools for SDGs, di cui CVM e CISP di Roma sono agenti cardine, sono gli assi portanti. Il progetto è un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea tramite il programma DEAR ed è realizzata in collaborazione con altre 13 organizzazioni senza scopo di lucro, di 12 paesi dell'Unione Europea, li cito tutti: Italia, Repubblica d'Irlanda, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Romania, Spagna e Regno Unito. Di ciascun paese abbiamo delle rappresentanze qui oggi con noi, abbiamo degli insegnanti e gli stakeholders. Io saluto personalmente, a nome dell'Italia forse, questi invitati con cui abbiamo avuto dei dialoghi veramente molto costruttivi nel tempo. Non è il primo progetto che con loro facciamo insieme. E dedicherei un applauso a questi invitati. Se siamo qui a parlare della scuola che accoglie, forse possiamo cominciare anche così. Concludo dicendo che l'evento è postato su Facebook nella pagina di Get Up and Goals e stanno cercando di recuperare anche l'hashtag che tra poco vedrete comparire in qualche cartellone. Prima di cominciare do la parola all'assessore alla cultura e istruzione del Comune di Senigallia,